Grazie Presidente. Sì, ci troviamo in realtà all'interno di una serie di delibere relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio nell'ambito della sfera del contenzioso con il personale. Allora, ricordo che queste delibere sono già tutte passate in commissione, hanno ottenuto ovviamente il parere della commissione che per la totalità delle delibere è stato positivo e questa, se non ricordo male, dovrebbe essere l'ultima tranche di 49. Adesso di preciso non so quante ne abbiamo approvate nei consigli numericamente, o comunque sono un'ulteriore tranche di diciamo di tutto quell'insieme di delibere che riguardano sostanzialmente tutti i contenziosi relativi a posizioni contrattuali. O eventualmente al riconoscimento di status giuridico dal punto di vista dei contenuti e di conseguenza un riconoscimento di posizioni economiche che ovviamente una volta riconosciuto lo status e la validità della richiesta e del ricorso, richiedono da parte dell'amministrazione un risarcimento nei confronti del ricorrente. Ricordo che sono tutti debiti fuori bilancio, che derivano da sentenze, Tribunale del Lavoro prevalentemente, e che quindi diciamo, hanno avuto un iter che ha visto l'amministrazione soccombente rispetto ai ricorsi presentati dai dipendenti o ex dipendenti di Roma Capitale che hanno diciamo, fatto delle richieste e fatto valere diciamo, delle istanze rispetto alla loro posizione lavorativa nei confronti dell'ente. Quindi in realtà siamo assolutamente in continuità con le delibere già approvate la volta scorsa. Fine sono tutte delibere a firma dell'assessore De Santis e che trovano ovviamente riscontro all'interno degli stanziamenti per passività potenziali su cui ovviamente l'amministrazione aveva già provveduto a gestire e registrare con i nuovi dispositivi finanziari le posizioni facenti riferimento al bilancio 2020-22. Alcune di queste hanno richiesto la modifica perché, come ricordiamo, erano state già proposte nell'anno precedente, ma avevano un dispositivo finanziario che andava aggiornato. Per cui in realtà ci troviamo a sanare una serie di posizioni rispetto ai debiti fuori bilancio sul contenzioso da lavoro. E per diciamo poi passare successivamente, perché in commissione sono già pervenute alcune richieste a debiti che riguardano anche altra materia. Io credo di aver terminato, Presidente, e questo mio intervento vale ovviamente per tutte le delibere oggi iscritte all'ordine dei lavori, quindi non mi ripeterò ulteriormente per le prossime delibere. Grazie.